Lo tsunami è un fenomeno fisico catastrofico che si può interpretare e spiegare in base al fenomeno della rifrazione. Uno tsunami è un'onda anomala alta anche parecchi metri che si abbatte su una costa. Quest'onda è prodotta, causata nell'oceano, da una frattura del fondale, per esempio generata da un terremoto. Il movimento del fondale produce un innalzamento del livello del mare locale, e questo innalzamento, quindi un'onda trasversale in pratica sulla superficie dell'acqua, che poi questo innalzamento si propaga a grande velocità verso la costa. Uno di questi tsunami a fine 2004 ha distrutto le coste di Thailandia, India, Indonesia e Sri Lanka, provocando centinaia di migliaia di morti. Allora, vediamo come si propaga uno tsunami sulla superficie dell'oceano. Dice il libro Parodi Ostili Mochio Nori che le onde del mare sono, cioè lo tsunami è molto diverso dalle onde del mare, che sono prodotte dal vento, perché queste hanno un periodo di pochi secondi e lunghezza d'onda di pochi metri, mentre uno tsunami può avere periodi addirittura superiori a 10 minuti fino a 2 ore. Anche se non mi è ben chiaro qual è la sorgente, la causa di una causa periodica che si ripete per esempio ogni 10 minuti oppure ogni mezz'ora. Dovrebbe essere un movimento del fondale che avviene per esempio con un periodo di mezz'ora. Comunque immaginiamo che appunto ci sia questo movimento periodico ogni mezz'ora, che quindi genera onde di frequenza 2 all'ora, cioè di periodo appunto di mezz'ora. Ora, se è nota il periodo dell'onda, abbiamo detto mezz'ora, allora di conseguenza possiamo calcolare la lunghezza d'onda che separa due creste. Infatti, in base alla solita formula della velocità di propagazione di un'onda, possiamo calcolare la lunghezza d'onda moltiplicando la velocità per la frequenza. Anzi no, ho sbagliato, perché la formula per calcolare la lunghezza d'onda è velocità per il periodo. Ora, dando per scontato per un attimo che la velocità sia intorno ai 900 km orari, moltiplicando appunto la velocità a 900 km orari per il periodo che è mezz'ora, viene fuori una lunghezza d'onda di 450 km, che è lunghissima. Quindi questa lunghezza d'onda è lunga come mezza Italia. E infatti il libro qua dice che le lunghezze d'onda possono superare anche 500 km, nel nostro caso 450 km. Ora vediamo meglio quello che abbiamo detto un attimo fa, cioè che la velocità può essere anche di 900 km orari. Questo perché si dimostra che la velocità dello tsunami, cioè di un'onda sulla superficie dell'acqua, dipende dalla profondità dell'acqua, secondo questa formula, radice di GH. Perciò, se lì dove si è verificata la frattura l'oceano è profondo 6 km, sostituendo questa profondità, 6 km, in questa formula viene una velocità di circa 900 km orari, che in pratica è la velocità di un aereo. Quindi questi tsunami si muovono da un lato all'altro dell'Oceano Pacifico in poche ore. Man mano che queste onde si avvicinano alla costa, diminuisce la profondità dell'oceano e, in base a questa formula, diminuisce anche la velocità di propagazione di queste onde. Quindi, se la velocità all'inizio è 900 km orari, poi piano piano in questo disegno, per esempio, diventa 50 km orari. Quindi lo tsunami rallenta e perde energia cinetica. Però noi sappiamo che l'energia si conserva, l'energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e potenziale. Si conserva se non ci sono perdite di energia. E il libro qua dice che le perdite di energia sono molto contenute nel caso degli tsunami, sono quasi nulle, perché le perdite di energia sono inversamente proporzionali alla lunghezza d'onda. Quindi quando lo tsunami è in aperto oceano e la lunghezza d'onda è molto lunga, lo tsunami perde pochissima energia e quindi se diminuisce la sua energia cinetica, rallentando, come abbiamo visto poco fa, deve aumentare l'energia potenziale, in modo che la somma dell'energia cinetica e potenziale, che è l'energia meccanica, rimanga praticamente costante, proprio perché le perdite di energia meccanica sono trascurabili. Questo
Quindi ecco che l'ampiezza dell'onda aumenta moltissimo e da un'onda quasi impercettibile come innalzamento diventa invece un'onda che si innalza per molti metri. Dunque, riassumendo, lo tsunami viene generato in aperto oceano, dove la profondità marina è abissale e perciò viaggia ad altissima velocità in base a questa formula. Grandissima profondità vuol dire grandissima velocità di propagazione. E questo comporta una grande lunghezza d'onda di centinaia di chilometri. La grande lunghezza d'onda permette all'energia di conservarsi quasi per intero l'energia meccanica. Quando poi si avvicina alla costa, in acque meno profonde, diminuisce la velocità dello tsunami, come sempre per via di questa formula, diminuisce la profondità, diminuisce la velocità e quindi diminuisce l'energia cinetica. Ma siccome l'energia totale, che sarebbe energia meccanica, abbiamo visto che si conserva quasi del tutto perché le perdite di energia sono molto limitate, allora deve aumentare l'energia potenziale, quindi si innalza l'onda. Perciò uno tsunami, la cui altezza è quasi impercettibile in acque profonde, può crescere in prossimità della costa, di parecchi metri in altezza. Più sotto poi il libro spiega, come è possibile riconoscere uno tsunami, già in aperto oceano, grazie a queste boe collegate con i satelliti, così da far evacuare le popolazioni, con largo anticipo prima che arrivi lo tsunami sulla costa.